Uno spazio concepito per ospitare sistemi di ultima generazione per il conferimento dei rifiuti o per l'erogazione di acqua microfiltrata e detersivo biologico, ma è anche un'area urbana restituita alla città e ai cittadini, dove i servizi offerti alla comunità si uniscono anche al benessere, al relax, all'interazione sociale. Tutto questo è il primo ecoparco d'Abruzzo, realizzato da Ecolan in collaborazione con il comune di Lanciano nel quartiere Santa Rita. Un sogno che si concretizza, commenta il presidente Ecolan Massimo Ranieri. Sì, assolutamente, sono particolarmente contento perché questa era un'idea pensata, appunto ideata da tempo e oggi questo sogno nel cassetto si realizza. E sono particolarmente contento perché c'è stato subito una riappropriazione di questo spazio che era degradato da parte dei cittadini, dei bambini e degli anziani. E quindi di questo sono particolarmente orgoglioso. Un'ecoisola per la raccolta differenziata, un'altra multifunzione per il conferimento dei rifiuti e il ritiro di acqua microfiltrata e biodetersivo con un sistema a punti. E poi panchine con ricarica per smartphone, postazione multiservizi per le bici. Conce la ruota. Conce la ruota. E poi eventualmente alcuni attrezzi per fare una riparazione. Parco giochi per bimbi e per diversamente abili, area sgambamento per cani. Tanti i cittadini ma anche i sindaci che hanno presenziato all'evento di inaugurazione con il presidente dell'Agenzia regionale dei rifiuti Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila. Un modello di ecoparco replicabile in altre città. Sì, è un modello replicabile intanto perché le nostre città, i nostri paesi, i nostri luoghi hanno tanto bisogno di recuperare spazi, di rigenerare spazi e di garantire soprattutto alle fasce più fragili della nostra società e quindi in particolar modo i bambini o gli anziani di avere luoghi sicuri dove passare il proprio tempo e anche dove socializzare. Il fatto che lo faccia una società, un'importante società pubblica che gestisce rifiuti dà ancora un senso più profondo all'impronta che le pubbliche amministrazioni e quindi i sindaci ma anche tutte le giunte e i consigli comunali stanno dando sul tema del miglioramento della qualità di vita delle città. Come Agir siamo impegnati in un complesso e lungo percorso di riorganizzazione del servizio dei rifiuti a livello regionale in maniera tale da migliorare appunto la raccolta dei rifiuti, migliorare la qualità ambientale della nostra regione, migliorare le condizioni a cui devono sottostare i cittadini attraverso il pagamento delle tariffe, con l'obiettivo complessivo appunto di innalzare il livello qualitativo dei nostri luoghi e magari con i risparmi con le economie dare vita ad altri esempi tipo quello su cui oggi abbiamo tagliato il nastro.